Grazie. Oh, Sente. Portate pazienza. Mancava l'attivazione la dell'audio sul, sul pc. Quindi adesso invece da casa mi sentite. Allora, mentre si riempie la sala, io mi faccio vedere un momento. Mi scuso con coloro che non hanno sentito fino a questo momento. Comunque sono. Presidente del Centro Studi Sereno Regis e militante di Medicina Democratica, raccontavo del fatto che sul, sulla, sulla nostra rivista, al fondo, ci sono le poesie di Gabriella Bertini, che fu una pioniera della, delle lotte per i diritti delle persone disabili e, e non autosufficienti. Eh, C'era a casa Gabriella a Firenze e rappresentò un simbolo anche storicamente di questa lotta. Eh, ringrazio gli ospiti che sono qui e do loro subito la parola perché la serata è impegnativa e quindi è bene che eh, ci si attivi. Spostiamo soltanto con attenzione il, il microfono. Chiedo a chi è a casa per cortesia di, st di staccare l'audio. ok Sì, buonasera a tutte e tutti, eh, ringrazio anch'io per averci ospitato il Centro Salerno Regis, eh, ringrazio i relatori e le relatrici che interverranno, le, le ripresento perché non ti hanno sentito prima. Eh, allora, c'è alla mia estrema destra Andrea Ciattaglia, direttore della rivista Prospettive Assistenziali, eh, qui alla mia sinistra la compagna Rossana Luigi. Dell'area congressuale radici del sindacato eh, SPI di Genova, eh, che appunto ci porteranno i loro contributi su questo tema così delicato. Ringrazio in particolare la compagna Gabriella Semerario, segretaria generale della CGL di Torino, per la sua partecipazione per aver accettato il nostro invito ad un confronto su un tema così complesso e delicato. Eh, quanto anche molto sentito. Leggevo le statistiche: ci sono 3,8 milioni circa di persone non autosufficienti in Italia. Le prestazioni sono particolarmente differenziate sia per l'articolazione eh, dei servizi che vengono dati da Stato, regione, enti locali, eh, ma anche particolarmente differenziati a livello regionale. Sostanzialmente è, è da un po' di tempo che noi l'autonomia differenziata su questo genere di. Di questioni la stiamo vivendo e non è assolutamente un bene, l'abbiamo visto soprattutto eh, quando c'è stata la pandemia nel 2020. Comunque noi abbiamo voluto come area congressuale in CGL eh, fare questa iniziativa perché eh, è affrontare quindi il nodo di questa legge, eh, legge delega al governo in materia di politiche in favore delle persone anziane, si dice il titolo della legge 33. Eh, perché noi fin dal, dal, dallo scorso congresso della CGL, in particolare nel congresso nazionale dello SpcGL, che si è tenuto a Verona eh, lo scorso febbraio, eh, abbiamo voluto aprire un dibattito all'interno della nostra organizzazione sulla legge delega, eh, che da lì a poco sarebbe stata approvata poi in Parlamento. Eh, e avea, abbiamo presentato banalmente un ordine del giorno particolarmente eh, critico eh, sulla legge delega ed era caratterizzato da una serie di contrarietà eh, alla nostra posizione, motivata in realtà da giudizi sia sull'impianto complessivo della legge e su questo eh, mi riferisco al fatto che eh, c'è il rischio che l'istituzione del Sistema nazionale per la popolazione anziana, l'SNA, eh, diventi in qualche modo un contenitore separato eh, dal Servizio Sanitario Nazionale, sia in termini di tutele alla popolazione anziana, sia in termini della responsabilità che poi appunto il Servizio Sanitario ha eh, nel, nel servire eh, questo genere di prestazioni, ma in realtà... Sono molte le criticità eh, che, che, che ci sono in questa legge. Peraltro, ho visto che alcune sono anche condivise eh, dal, dal patto per un nuovo welfare sulla non autosufficienza, che è stato promotore eh, della legge stessa eh, in questi ultimi anni, in particolare sul tema delle risorse, sull'individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni. Eh, e in realtà, il nostro giudizio critico era soprattutto. Eh, dovuto al fatto che ci sembrava abbastanza chiaro che il progetto del governo sulla non, autosuffic sulla non autosufficienza fosse in realtà eh, l'ennesimo strumento per attaccare ulteriormente il carattere di servizio pubblico universale del nostro sistema sanitario nazionale. Eh, banalmente io in questi ultimi giorni ho visto che sono uscite diverse ricerche, una dello Svimez. Eh, pubblicata mi sembra proprio ieri un'altra della stessa CGL che descrivono come in realtà eh, già adesso il servizio sanitario nazionale non solo avrebbe bisogno di più risorse ma determina anche una condizione di salute e, e di addirittura aspettativa di vita differenziata tra nord e sud del paese tra aree più o meno eh, in crisi economica e sociale quindi io in questa mia introduzione ho mi sembra di aver dato i titoli e nient'altro eh, per il dibattito. Do la parola alle relatrici. Eh, eh, ci siamo messi d'accordo per, inter per interventi di 15 minuti. Eh, partirà la compagna Luigi che farà eh, vedere anche delle slide. Poi darò la parola a, a Ciattaglia, Andrea, per entrare un po' più nel merito eh, della, della legge delega e, e dei suoi decreti attuativi. E poi a seguire la compagna Semeraro. Direi che dopo i primi interventi, se c'è tempo, facciamoci un giro di domande, anche interventi brevissimi eh, da fare ai nostri relatori e poi un altro giro per chiudere. Eh, do quindi la parola a Rossana e stanno preparando le slide. Allora. le slide se lo stanno vedendo quindi tu devi scusa io devo andare non... chiediamo se a casa stanno vedendo le slide per cortesia sì. da casa vedete le slide o non ancora? sì sì si vedono ok benissimo grazie allora sì, si vedono, si vedono. Sì, sì, è la, è lo, perché lo sta facendo. Allora, tu eh, da qua riesci a... Sì, le faccio andare per il fratello. Okay. Dovrebbe andare, però oh, se hai difficoltà vince, non la viene. Aspettiamo in... di... E poi ovviamente c'è anche... Ah, ci sono ancora due persone, scusa. Ancora... C'è ancora, gente... ancora gente che vuole entrare, quindi se il mouse ce lo fa permettere, non ce la si. So. sì. Eh, che...

E quindi la pandemia che rivela lo stato disastroso del servizio sanitario. E, e ci siamo accorti proprio con la pandemia, che nessun ambito della sanità pubblica eh, si salvava. E a pagare le peggiori conseguenze erano proprio le persone più fragili con problemi di salute, gli anziani e quelli con meno disponibilità economiche. E quindi ha dimostrato una sofferenza diffusa. Quindi, in quel periodo si è parlato tantissimo no? dei tagli, dei, 17, dei 37 miliardi di tagli eh, degli ultimi dieci anni. Però eh, la situazione è, è più grave perché parlare solamente dei tagli dei, degli ultimi dieci anni è riduttivo e dobbiamo andare più là nel tempo per capire che la causa... Scusate, quindi da casa continuiamo a vedere la prima slide soltanto, però pazienza. Eh, puoi, puoi chiedere vedo, no, no, prima no la prima si, prima. Vede, si vede solamente l'incipit, non si vedono, eh, per esempio, la seconda pagina di slide che Rossana ha citato: cioè i carri di Bergamo. Non si vede correre lo slide, cioè noi voi no, non vedete... è fair, ecco ora si sì. ora si sì, benissimo. Perfetto. Allora, allora va bene, questa era la prima slide con i carri di Bergamo che portavano fuori le barre a cremare in varie parti d'Italia. Quindi questi i dieci anni di diciamo, tagli sono riduttivi perché la causa di questo processo parte da molto più lontano ed è in sostanza mh, dai primi anni 90 ed è di natura ideologica. E in quegli anni si è affermato il modello economico neoliberista a livello globale. E quindi mh, tutta una serie di scelte politiche sono state volte a destrutturare lo Stato sociale e a frammentare anche il mondo del lavoro, perché in quegli anni ce ne ricordiamo tutti, no? la sfilza di leggi. Tutto questo ha contribuito a erodere quelli che sono i diritti individuali, ma anche i diritti collettivi. Qua ho cercato di riassumere brevemente no? eh, cosa accade. Quindi nel 1978... Viene approvata la legge 833, una legge avanzata no? perché mh, garantiva dei diritti universali e in qualche modo applicava anche l'articolo 32 della Costituzione. Ed è stato frutto di un, movimenti di stagioni di grandi lotte in quel periodo, sia degli operai, degli studenti, delle donne, che hanno portato a delle grandi conquiste sociali. Quando cambio lo scenario politico intorno ai primi anni 90, si inizia ad affermare l'idea che il servizio sanitario nazionale costa troppo e siccome costa troppo bisogna fare in modo di ridurre la spesa. Il neoliberismo si afferma come modello vincente, non c'è più niente che lo contrasta e inizia quindi lo smantellamento progressivo dello Stato sociale e va avanti. Ora questa è una tabella. Che riporta quanto si spendeva in sanità nel 1992 quindi il 7,1 che non è una percentuale così no? insostenibile, e veniva speso per la sanità pubblica l'80% dei fondi. Cosa succede però? Che si afferma questa idea: la sanità costa non possiamo sostenerla e quindi partono le leggi per revisionare la 833. La prima, la 502 del 1992, incomincia a condizionare i livelli essenziali delle prestazioni alla compatibilità finanziaria e quindi un diritto nel tempo diventa potestativo. Potestativo cosa vuol dire? Che è a discrezione di quello che decidono di darti. E in che modo? Attraverso il definanziamento, la riduzione dell'accesso alle cure. Però vanno oltre perché non è ancora sufficiente. Quindi nel 1999 la legge 299 rafforza la 502 e introduce le assicurazioni integrative aziendali. I fondi assicurativi indeboliscono la sanità pubblica, in qualche modo segnano anche la rinuncia alla lotta per la sanità pubblica, perché si introduce uno strumento dei luoghi di lavoro che avvantaggia alcune categorie. Però producono anche discriminazioni tra lavoratori e lavoratori, tra chi ha i fondi eh, sanitari e chi non ce li ha, tra lavoratori e pensionati, tra chi il posto di lavoro non ce l'ha proprio. E quindi è una misura discriminante. E poi arriviamo al clou che è la riforma dell'articolo 5 del 2001 che crea 20 servizi sanitari che hanno prodotto delle diseguaglianze sanitarie e sociali e la pandemia insegna perché è quella che le ha messe tutte in luce. Emblematiche due risposte che ha dato la Presidente del Consiglio Meloni alla conferenza stampa di inizio d'anno. Ne ha date molte, ma due sono particolarmente significative, perché ad una ha risposto che lo Stato deve stare al fianco delle imprese, perché sono le imprese che producono ricchezza e deve essere presente solamente dove è indispensabile che ci sia. E dove è inevitabile. Quindi è in sostanza il modello americano, no? Tradotto in Italia. Anche perché a ben vedere se noi guardiamo gli Stati Uniti d'America di pubblico non c'è praticamente niente dall'assistenza all'infanzia alle carceri, ormai è tutto privato. L'altra risposta significativa che ha dato è che se deve scegliere tra l'aumento delle tasse e il taglio delle spese, lei sceglierà sempre il taglio delle spese e vediamo anche la politica fiscale che sta mettendo in atto. In sostanza sta realizzando lo Stato leggero, poche tasse, servizi pubblici basici per le, le classi sociali a basso reddito e per gli, indice, gli indigenti. Quindi lo Stato che si prefigura come intermediario dei servizi di impresa e si affida all'autoregolamentazione del mercato che noi sappiamo benissimo quali danni può fare, anche storicamente è provato. Quindi è necessario ricordare che la spesa pubblica già deve essere tagliata, perché per il prestito del PNRR c'è proprio l'impegno a ridurre il debito pubblico. Quindi ridurre il debito pubblico vuol dire ridurre la spesa. Nello stesso tempo c'è anche il PNRR che andrà restituito perché la parte a fondo perduto è inferiore alla parte da restituire. Quindi non possiamo ignorare in che fase politica ed economica è inserita la legge 3.3. Deve essere per forza esaminata nel contesto. E in questo contesto c'è anche l'approvazione del progetto dell'autonomia differenziata che destrutturerà ulteriormente l'attuale assetto istituzionale e proverà, provocherà delle conseguenze, delle ripercussioni gravissime, non solo fra nord e sud, ma fra eh, popolazioni delle stesse regioni e, che si differenziano per classe sociale e per reddito perché alla fine chi saranno penalizzati saranno proprio quelli che avranno meno possibilità economiche in tutte le regioni d'Italia, anche se ovviamente al sud la situazione sarà ancora più grave. Poi c'è il progetto del premierato, un premierato che eh, si nasconde dietro al mantra della governabilità, della stabilità, che ormai sentiamo da anni e anni e che ha prodotto delle pessime leggi elettorali, tutte fatte in nome della stabilità di governo. E quindi bisogna anche chiedersi questa stabilità di governo per chi è e per che cosa serve. Perché finora noi abbiamo pagato le conseguenze per un'assenza di rappresentanza di quelle che sono poi le classi lavoratrici, le fasce più deboli e anche i pensionati. Però questa legge ridurrà ulteriormente gli spazi democratici, inaspirerà le misure di controllo. Abbiamo già visto che a fianco ai decreti sicurezza eh, sono stati subito emanati decreti anti-rave, anti-imbrattamento, con delle pene molto inasprite e che, verranno poi vengono utilizzate anche nei confronti dei lavoratori. Cioè A Genova adesso c'è in corso il, il processo contro 16 lavoratori dell'Ansaldo che sono stati denunciati perché per salvare il posto di lavoro hanno praticamente bloccato l'aeroporto. È da notare anche la differenza che c'è nei confronti della protesta degli agricoltori e quella dei lavoratori, eh? atteggiamenti ben diversi. L'autonomia differenziata quindi moltiplica i centri di potere e mette anche le regioni in competizione una con l'altra e modificando l'attuale regime nazionale in regionale demolisce... Il fondamento stesso e l'esigibilità dei diritti universali sanciti nella Costituzione, e realizzati, come abbiamo visto prima, da lotte di popolo. Li subordina al PIL della regione di, resi di residenza, alle scelte politiche, alla disponibilità della spesa, alle priorità economiche delle singole regioni, aumentando le disuguaglianze e le ingiustizie sociali. Io ad esempio vengo da Genova, la Liguria si può dire che sia la regione, una regione del sud collocata al nord. La nostra regione è un contributore passivo, quindi dallo, eh, riceve dallo Stato più di quello che versa. E quindi la sanità diventerebbe insostenibile. In questa legge poi sono presenti delle ambiguità perché sono presenti nella legge, sono presenti nel decreto legislativo e dobbiamo pensare che ci saranno 17 interventi attuativi di cui non sappiamo i contenuti e che, vista la situazione generale, è facile pensare che non vadano nella direzione che noi ci aspetteremmo. Insieme all'autonomia differenziata ci troviamo davanti a una tempesta perfetta perché si moltiplicheranno le disuguaglianze economiche, geografiche, sociali e territoriali. La maggior parte delle regioni e a cascata i comuni e non solo del sud non saranno in grado di sostenere né le spese sanitarie e neanche le spese sociali e assistenziali. Le conseguenze prevedibili quali sono? L'aumento delle privatizzazioni e delle esternalizzazioni, l'aumento dell'imposizione fiscale locale, perché questo è già uscito anche negli articoli di stampa, che si dovranno per forza aumentare le tasse locali e facilmente tagliare dei servizi. Servizi che attualmente sono già erogati in un modo assolutamente insufficiente e, sono, e saranno limitati a una platea sempre più ristretta sulla base di un ISE che rasenta le soglie di povertà. Questo si vede col decreto legislativo: insomma, gli ultrattantenni con 6.000 euro di SE potranno accedere ad un contributo che è totalmente insufficiente per coprire comunque la loro assistenza. Quindi avremo un deficit di assistenza, un ulteriore impoverimento delle famiglie e anche una fatica notevole delle famiglie per assistere i congiunti. Allora, vorrei dire che però la legge sulla non autosufficienza, come non è un caso la situazione in cui ci troviamo, ma è il risultato di un processo, anche questa legge è il risultato di un percorso, che è quello del patto per la non autosufficienza. È un corposo documento eh? Eh, che è stato ultimato il primo marzo 2022 consegnato. Alla stesura hanno partecipato circa 57 associazioni, dei familiari, dei pensionati, del terzo settore, della previdenza e delle assicurazioni. È evidente dalla composizione che non pochi partecipanti avevano interessi di impresa per la destinazione dei fondi e anche ghiotte prospettive di profitti futuri. Tra le altre cose nel patto si introduce la possibilità di istituire un nuovo pilastro assicurativo solidaristico a fronte di, di un'analisi dei costi. Questo vorrebbe dire affiancare all'assicurazione sanitaria aziendale una nuova assicurazione in previsione di una futura non autosufficienza. Il rischio concreto è che alla fine saranno più soddisfatti i portatori di interessi economici che le famiglie degli anziani che non avranno vere risposte e avranno un rischio di maggiore impoverimento. Come stiamo ad entrate fiscali? Perché ogni, ogni, servizio, ogni servizio pubblico necessita di sostenersi. Allora, se noi vediamo cosa è successo con l'IRPEF, a partire dai 32 scaglioni IRPEF della riforma a Visentini, la cui aliquota massima era il 73%, e siamo arrivati agli attuali tre scaglioni, aliquota massima 43%, la flat tax e poi sapete anche il concordato preventivo più recente. Allora, costante, quindi la scarsità di entrate fiscali il definanziamento costante, le ricadute sull'autonomia differenziata, è ovvio che tutto porta a rendere insostenibile la sanità pubblica, a giustificare le privatizzazioni e ad aumentare le disuguaglianze e a renderle strutturali, perché in queste condizioni è ovvio che non possono migliorare. E anche questa tabella è interessante, perché i contributi sanitari a carico delle imprese erano negli anni 97-2009, negli anni 80-90 finanziavano il 40% del sistema sanitario. Poi l'IRAP è scesa al, 20, al 35%, poi al 26% e ora è stabilizzata al 18%. Mentre prima, circa dieci anni fa, l'IRAP aggravava sulle imprese per circa 20 miliardi. O scusate, oggi grava per circa 20 miliardi, prima gravava per 30-33 e quindi sono sempre meno soldi che entrano. E il grosso delle spese attualmente lo sostiene le famiglie, che quindi pagano sostanzialmente il Servizio Sanitario Nazionale e non hanno quasi ritorno perché poi si devono affidare alla spesa privata oppure non si curano. Quindi quelli che contribuiscono al finanziamento del servizio sanitario nazionale sono i lavoratori, i pensionati, le famiglie, tutti coloro in sostanza che pagano le tasse, ma sono quelli che più vengono penalizzati. In sostanza la sanità è diventato un privilegio per chi può permettersi di spendere. Però la spesa pubblica e privata alimenta un mercato che è estremamente lucroso, che è quello della white economy che sulla mercificazione della salute fa dei profitti certi e inesauribili. Ora qui accelerando diciamo che muove un fatturato di oltre 186 miliardi. E dato che è uscito in un recente convegno, inizia anche un processo di finanziarizzazione della sanità. A Roma due anni fa, una multinazionale del settore ha comprato 20 RSA e tre ospedali. Quindi è chiaro che dove c'è da far profitto si muove tutto il mercato legato al privato e legato alla finanza. Quindi, cosa pensiamo noi? Che sia necessario intanto. Una forte e determinata rivendicazione sindacale, politica e sociale, quindi rimettere in moto quel movimento che in qualche modo ci aveva consegnato la legge 833 del 1978. Perché quello che occorre fare è rompere con le logiche di sistema e opporsi a un progetto di disgregazione sociale e di distruzione dei diritti portati avanti in modo sistematico da tutti i governi negli ultimi decenni. Perché su questo versante non c'è stato nessuno che non, ha, non è proceduto con, in continuità. Allora la salute e la sanità giocano un ruolo centrale in questa battaglia perché nessuno è immune da questo tema. Prima o poi tutti ci, dovevamo, ci troviamo ad affrontare problemi nostri di salute o di chi ci sta vicino. È un diritto fondamentale e non può essere condizionato a nessuna logica di spesa. Allora cosa bisognerebbe fare? Bisognerebbe rilanciare il servizio sanitario regionale come servizio pubblico universale, gratuito e sottrarlo agli interessi dei privati e delle multinazionali. Chiaramente non lo fanno per beneficenza, lo fanno perché hanno un ritorno economico e sostanzioso. Cessare tutte le forme dirette e indirette di incentivo alla sanità privata e incrementare il finanziamento del servizio sanitario nazionale. Servizio, perché la parola sistema si rifà già all'aziendalizzazione, mentre invece ecco, questo è un servizio pubblico. Sbloccare il tetto delle assunzioni della sanità pubblica, realizzare il contratto unico nazionale per tutti i lavoratori e le lavoratrici, rivedere il ruolo dei medici di medicina generale, superare la, la sanità aziendale integrativa. Opporsi con energia e determinazione a ogni autonomia differenziata. Quindi, in sostanza, cosa si può dire? Che più che produrre nuove leggi sarebbe necessaria dare piena attuazione alla legge 833, che fino ad ora è stata disattesa e disapplicata. E Qualunque, non escludere nessuno dal servizio sanitario nazionale perché non servono nuovi contenitori, serve comunque a rivedere l'organizzazione della sanità in rapporto alle nuove. Riforme che sono quelle della casa di comunità e della nuova medicina territoriale e nelle case di comunità devono trovare spazio anche tutto quello che riguarda gli anziani, i cronici e, non e i non autosufficienti. E un'altra cosa che non serve sono le leggi a finanziamento zero. Perché ovviamente senza investimenti di nessun tipo non ci possono essere miglioramenti. Ora chiudo perché Aloscia mi preme. E poi... Grazie Rossana. Oh, ovviamente l'ho fatta parlare più di 15 minuti perché era interessanti le slide che presentava. Eh, do la parola ad Andrea. Sarò buono anche con te, non ti preoccupare. No, mi, 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 mi. Grazie mille, eh, grazie dell'invito, buonasera a tutti. Eh, io ehm, appunto sono Andrea Ciattaglia di Fondazione Promozione Sociale, sono anche il direttore della rivista Prospettive, eh, parlo qui stasera anche eh, come rappresentante, del, rappresentante, diciamo, componente eh, del CDSA, eh, che è il coordinamento mh, per il diritto alla sanità per eh, gli anziani malati cronici non autosufficienti, che è un coordinamento che si è costituito. Un po' in risposta, diciamo, si è costituito durante le chiusure, la pandemia, eccetera, ma eh, ovviamente anche in risposta eh, a, eh, al patto per uh, un nuovo welfare eh, che c'è è stato cicato, citato prima, che è stato l'ispiratore eh, della eh, sciagurata legge 33 sulla non sufficienza Di cui eh, oggi magari eh, vi dico qualche punto sul decreto attuativo, sul primo dei decreti attuativi. Eh, sono usciti, avevi eh, ragione, eh, eh, a dire con alcuni comunicati di insoddisfazione, sono usciti dico, eh, il patto per il nuovo welfare sulla non-sufficienza che raccoglie moltissime organizzazioni, eh, francamente alcune chiaramente interessate a spingere sull'azienderizzazione, sulla sottrazione di diritti. Ehm, per buttare eh, sul mercato un'amplissima fetta di popolazione eh, bisognosa di, di servizi. Altri, sinceramente, eh, facciamo fatica a capire perché stanno in quella. In quella collocazione, perché eh, hanno interessi completamente diversi e hanno solo ricadute negative, eh, sono, sono domande che eh, poniamo ovviamente, eh, abbiamo già posto eh, anche ai, ai, ai vari componenti, però eh, sono molto rappresentativi e, e, ed è il motivo per cui, diciamo, le, eh, tutto ciò che veniva prima accennato prima diciamo, tratteggiato di questa eh, di questo, diciamo distruzione se vogliamo chiamarla in modo un po più vigoroso se no depauperamento del servizio sanitario nazionale eh, è potuto avvenire no? perché non è che c'è qualcuno cioè un dittatore che dice io in 30 anni vi depaupero. no è proprio è, è un movimento grosso un movimento in cui ci sono interessi un movimento in cui eh, ci sono, ci sono eh, tanti che eh, si, si, si incamminano verso questa direzione e lavorano per, per questo. Ecco eh, per quanto riguarda la legge sulla notosufficienza, dico sciagurata perché è uno dei terminali eh, il più preoccupante, ovviamente, degli ultimi anni, ma di un lunghissimo percorso, di un percorso di eh, non solo sottofinanziamento, ma soprattutto di eh, svuotamento del Servizio Sanitario Nazionale, in particolare eh, per i malati non autosufficienti, cioè per quelli di cui ci occupiamo, ci occupiamo noi. Eh, questo svuotamento significa sottrazione di diritti e quindi sottrazione di possibilità eh, di attivare servizi che servono per la cura e per affrontare la non sufficienza la questione delle risorse viene sempre dopo cioè, ehm, l'importante per chi vuole eh, togliere, il servizio, togliere le tutele del servizio internazionale è togliere il diritto a quelle tutele, perché poi le risorse vengono di conseguenza se io posso fare una legge dove ci sono poche risorse è perché ho un sistema che mi permette di dire questi interventi sono fatti nell'ambito delle risorse che, che, che ci metto eh, il, il nostro ordinamento ha degli ambiti sempre meno, sempre più, eh, sempre più minacciati, che invece funzionano esattamente all'opposto. Io, Stato, devo rispondere a tutte le domande che mi, che mi provengono da questo, da questo mh, ambito. Pensate alla scuola, per esempio la scuola dell'obbligo, e eh, funziona esattamente così. Se io quest'anno ho 30 alunni e il prossimo ne ho 32... Non dico no, i, i, quelli l'anno dopo, i due che sono in eccedenza rispetto all'anno prima li lascio fuori e forse li mettiamo in lista d'attesa ed entrano dopo. Okay? Eh, questo perché è un servizio dove conta la domanda e la risposta deve essere, eh, deve essere eh, per, per tutti. Il servizio sanitario nazionale nei suoi, diciamo, nella sua. Eh, configurazione istituzionale, cioè nelle leggi istitutive funziona così. Io ti chiedo, sono un malato, ho diritto a ricevere. Per smontare questo diritto per una parte eh, dei malati, cioè quelli non autosufficienti, quelli che eh, sono più impegnativi dal punto di vista sanitario, che non si impegnano a guarire, come diciamo noi, c'è stato bisogno negli anni di fare molta confusione sulle parole, di fare molta confusione sulle condizioni. Di queste persone, e cioè sostanzialmente dire che sì, erano molto malati, almeno in, in origine si, si, si è detto, poi questa cosa si è anche persa, ma c'erano anche tante altre condizioni no, eh, di tipo sociale, di tipo socio-economico, eh, di disagio, di, di altre situazioni che dovevano essere considerate per disegnare una presa in carico corretta di queste persone. Peccato che si sia detto. Eh, con questa scusa, con questo pretesto, diciamo, fermiamo la presa in carico sanitaria perché dobbiamo tenere conto anche di tutte le altre componenti. Anziché dire la, la presa in carico sanitaria la garantiamo comunque, non c'è problema, la garantiamo pienamente e poi vediamo se c'è anche altro, che è la cosa che si dovrebbe fare per tutti i malati, non solo per i non autosufficienti, no, per tutti i malati. Allora, con questo pretesto, eh, stiamo parlando diciamo che questa roba è finita sotto il cappello dell'integrazione sociosanitaria, integrazione col sociale, eccetera, eccetera. Questa cosa di lunga data, stiamo parlando di decenni, di lunga data si traduce oggi, cioè il precipitato di questa cosa, si traduce oggi in una definizione di eh, persona non anziano non autosufficiente, cioè togliendo la parola malato, perché altrimenti ah, sì. mi fai vedere che deve essere del servizio sanitario nazionale, che è all'articolo 2 di questo decreto, e che, e che anziché dire l'anziano non autosufficiente è una persona, o meglio, il non autosufficiente è una persona così malata da aver perso completamente, in parte, in tutto la sua autonomia, e poi avrà anche altri bisogni, dice la persona anziana, il non autosufficiente. Che anche in considerazione dell'età anagrafica e delle disabilità pregresse presenta gravi limitazioni o perdita dell'autonomia nelle attività fondamentali della vita quotidiana e del funzionamento biopsicosociale, valutate sulla base di metodologie standardizzate. È una persona che ha dei livelli di stratificazione del rischio sulla base dei bisogni socioassistenziali e delle condizioni di fragilità, di multimorbidità. E di vulnerabilità sociale, le quali concorrono alla complessità dei bisogni della persona, anche considerando le specifiche condizioni sociali, familiari, ambientali. Cioè, capite, noi stiamo descrivendo una persona che dovrebbe essere titolare di un servizio e di una prestazione, la stiamo descrivendo spacchettando ovviamente no? tutte le condizioni anche al contorno che ha, anche al di là di questa sua condizione. Per un motivo molto semplice, questo lo diciamo noi, non lo dice ovviamente il coso, ma lo diciamo noi sulla scorta dell'esperienza eh, negli anni di chi ha già fatto questa cosa, per esempio nelle regioni, per avere degli appigli per negare la prestazione. Perché io in base a tutti questi criteri posso fare delle, delle scale di priorità all'accesso alle prestazioni. Cioè posso mettere in lista oppure posso negare la prestazione dicendo che no, non hai, raggiunto, hai raggiunto due o tre parametri, ma non tutti, eccetera, eccetera. Cioè posso sostanzialmente infilare eh, nella valutazione sanitaria, che dovrebbe essere, sei malato, sì, ti curo per ciò di cui hai bisogno, del, dei determinanti che sono invece socio-economici, sociali, di altro tipo, per negare. Non l'intervento su quei determinanti lì, ma l'intervento tutto, anche quello sanitario. In questo pastrocchio, che spiegato così è molto tecnico, ma poi è sulla vita delle persone, ci sono oggi in Piemonte 15.000 persone, cioè delle tre, dei 30.000 posti in RSA attivi che abbiamo in Piemonte, solo 15.000 sono compartecipati dal servizio sanitario. Gli altri 15.000 degenti che tutti i giorni stanno in RSA perché sono malati con autosufficienti gravi, persone che, che hanno esigenze sanitarie molto elevate, non hanno una copertura sanitaria. Cioè il servizio sanitario mette per loro esattamente quello che mette per tutti noi, il medico di medicina generale e se ce n'è bisogno il pronto soccorso sostanzialmente questa è la dimensione e questi 15.000 hanno ricevuto una risposta dall'azienda sanitaria che, che gli diceva sulla base delle cose sociali eccetera 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 non sei ancora abbastanza per entrare questa è la risposta drammatica che hanno ricevuto ma finora la questione era a livello locale cioè o meglio appunto la legge 833 che ci viene citata prima e la, la costituzione tutelano cioè riconoscono come diritto esigibile la tutela della salute della persona. Eh, le regioni, nelle loro articolazioni, invece ponevano questi paletti, ma ci si poteva difendere, ci si può difendere con molta difficoltà, eh, rivendicando le cose, battagliando, eccetera, però il principio non è, non è eh, scalfito. Questa legge, la legge 33, e le sue, articolazio le sue articolazioni, le, suo, le sue attuazioni invece scalfiscono il principio, cioè vogliono andare proprio a scalfire quel principio dicendo no, per questo pezzo di popolazione, gli anziani non autosufficienti, non usiamo la parola malati, ma noi sappiamo che sono malati, cronici, gravi, non autosufficienti, queste cose non valgono. Vale la valutazione, eccetera, eccetera. Quindi questo è il grave, eh, diciamo, il grave esito che noi abbiamo. Da questa legge approvata lo scorso anno e da questo primo decreto attuativo. Eh, dico subito, e poi eh, velocemente arrivo ai punti a qualche punto, eh, più interessanti, più, interessante, più di, di contesto e di, di particolare del decreto, eh, dico subito che eh, noi non accettiamo, diciamo, che sì, non abbiamo mai accettato, ma in questo, in questo particolare momento non accettiamo la lettura del fatto che la legge era perfetta, il decreto attuativo no, oppure c'era un'idea perfetta e poi questo governo l'ha rovinato. Perché devo dire che mai come in questo caso eh, questo provvedimento è un provvedimento completamente trasversale all'arco costituzionale dei partiti, perché il progetto, il disegno di legge della legge 33 eh, è stato licenziato dal governo Draghi. Poi il governo Draghi si è dimesso. Quando è, stato, quando è salito in carica il governo Meloni, uno dei, provvedim dei primi provvedimenti che ha preso è stato di confermare quel disegno di legge. Quindi con pochissime modifiche. Quindi sostanzialmente siamo in una situazione di continuità perché vi ricordo che Fratelli d'Italia, diciamo, il partito dell'attuale dell eh, presidente del Consiglio, era l'unico o uno degli unici all'opposizione nel, nella precedente legislatura. Quindi veramente. Abbiamo e questa è anche la difficoltà di andare a parlare oggi a Roma con rappresentanti di partiti che hanno un voto favorevole e spesso anche dichiarazioni entusiastiche rispetto a questo, a questo progetto. Cioè, non c'è un'opposizione su cui fare sponda, eh? forse adesso sta nascendo qualcosa. Ehm, detto questo, io appunto eh, vi relazionerei solo su alcuni proprio punti, ma così abbiamo avuto. Modo di leggere, di confrontarci in questi primi giorni di uscita del decreto: c'è un mese di tempo la prossima, per, per eh, delle, delle modifiche parlamentari, anche se si tratta di modifiche molto limitate, probabilmente solo a livello di pareri. Non sappiamo se riusciremo a infilarci degli emendamenti, la prossima settimana saremo a Roma in audizione, per cui ovviamente eh, siamo sul, sul pezzo, però è poi, e poi una, 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 una questione che va seguita. Eh, io, allora, se, se voi avete modo poi di scaricarvi o di leggerlo, sono 42, 41, 42, 42 articoli, quelli dal 4 al 20 eh, non pertengono alla nostra, alla nostra diciamo, attività perché riguardano le persone anziane, Basta, cioè nel senso il turismo per andare in montagna per gli anziani, qua, no? i, i, i sussidi per avere gli animali da compagnia, queste queste cose. Mm così a mio parere non è che cioè, non sono proprio contenuti di una grandissima legge perché non, non so quanto si possa normare questa cosa però vabbè, non, 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 non li approfondiamo. Invece dal 21 in avanti eh, c'è proprio un titolo, titolo secondo, che invece affronta proprio il tema dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali come riordino e riarticolazione di questi servizi. In realtà ci sono anche quelli previdenziali dentro, perché poi vedremo che anche la previdenza è, è ben chiamata all'interno. Io vi direi eh, in particolare tre elementi, eh, che, cioè tre articoli sui quali eh, noi abbiamo delle, delle fortissime perplessità e che. Ehm, rivelano quel disegno di prima e poi magari nella seconda tornata vi dico quali sarebbero le nostre proposte. Allora, c'è una coppia di articoli, la 30 e 31, sulle strutture residenziali e eh, non, sinceramente non so, eh, non so da dove, non sappiamo da dove, ma c'è stato un inserimento eh, ad un certo punto eh, di strutture residenziali, quindi ricoveri. Per persone non autosufficienti non sanitarie, quindi eh, su, strutture socioassistenziali, cioè che quindi proprio non hanno niente di sanitario dentro. Eh, questa è, per chi ha, ha seguito le vicende della Regione Piemonte, eh, un arretramento drastico rispetto alla, eh, a quanto si era ottenuto, diciamo a livello nazionale, con i LEA, infatti, queste sono strutture extra LEA, eh, però ric potranno ricoverare non autosufficienti, questo è molto grave. E, ma soprattutto in regione, perché comunque in Piemonte si era ottenuto con il recepimento dei Lea del 2001 una riflessione molto articolata sugli standard delle strutture, sul fatto che le strutture per i non autosufficienti dovessero avere una copertura di un certo tipo, eccetera, eccetera, che oggi si dimostra largamente insufficiente, è, è un dibattito che, che, che facciamo spesso, no? cioè, i, em, la parte sanitaria, dove per sanitaria non intendo solo il medico e il singolo intervento, ma proprio la parte anche di, 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 di tutela della salute generale come standard dovrebbe essere molto alzata dal servizio pubblico. Però in generale quello che si era ottenuto in Regione Piemonte era di dire le strutture che non hanno niente di sanitario non vanno bene per i non autosufficienti, perché i non autosufficienti hanno delle eh, condizioni che devono essere prese in carico dal, dal servizio sanitario. E questo ci pare molto grave. L'articolo dopo, il 31, di, diciamo fa intravedere una sorta di riforma possibile dell'RSA, delle strutture appunto invece queste inserite nei livelli essenziali eh, di assistenza e eh, deputate al ricovero di lunga durata, di lunga assistenza delle persone malate croniche non autosufficienti. Però tra i punti che vengono indicati non c'è, eh, secondo me, una grave pecca, l'incremento degli standard proprio su questa tematica, cioè sulla tematica sanitaria. Cioè un, quello, che ha dimostra, quello che hanno dimostrato gli ultimi anni, eh, è che, e questo ce lo confermano anche i geriatri, i direttori delle strutture, è che rispetto a 15 anni fa, chi sta in RSA 15 anni fa stava in casa di cura, chi sta in casa di cura oggi stava in ospedale a livello di gravità di persona, di, 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 di condizioni sanitarie. E quindi è chiaro che eh, l'articolazione dell'RSA e la loro ehm, offerta di tipo eh, sanitario, sanitario-infermieristico, eh, comunque di eh, tutela della salute, deve essere elevata, perché gli standard di 15 anni fa, di 20 anni fa, eh, non, non, di 25 anni fa, non funzionano più. Questo ovviamente apre uno scenario che bisogna eh, ben definire e anche, anche contrattare, perché eh, aumentare gli standard significa aumentare la tariffa. Però se il, il riparto rimane al 50-50 è chiaro che si alza anche la parte alberghiera, questo non è legittimo perché sto alzando una parte sanitaria. Però su questo sinceramente, e poi magari lo dico dopo, come si potrebbe spingere. E poi l'ultima cosa, e chiudo, eh, è, la, è la questione che ha avuto un po' più di eco sui giornali, che è quella della misura universale e anche qui credo che sia chiaro il tradimento delle, delle parole, perché se, se, se si è riusciti a qualificare in un provvedimento come misura universale... Una misura intanto non sanitaria nemmeno previdenziale, ma assistenziale, perché i soldi per farla vengono dal Ministero delle politiche eh, delle politi dal fondo per l'autosufficienza in gran parte. Eh, una misura che è destinata agli over 80, gravissimi, con meno di 6.000 euro di Ise. Beh, siamo veramente in una situazione in cui, allora posso dire, eh, tutto, cioè posso qualificare tutto con qualsiasi attributo e tanto puoi fare esattamente il, il, il contrario. Ci si è eh, concentrati molto sulla questione dell'ISE, cioè sul fatto che ehm, i 6.000 euro di ISE sono molto bassi e eh, gli over 80 um, costituiscono una platea più piccola rispetto ovviamente agli over 65, agli over 70, ma la questione a nostro avviso più problematica e più rivelatrice è che quest questo provvedimento che ripeto è un assegno di assistenza quindi parliamo non di sanità eccetera si rivolge alle persone gravissime allora il decreto dice definiamo anche le persone gravissime ma in realtà le persone gravissime sono già definite dal, dal piano per io vi leggo alcune delle caratteristiche delle persone gravissime ditemi voi e con questo chiudo se queste persone se noi possiamo accettare, cioè proprio a livello di, 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 di comunità, di Stato, ma ancora prima di comunità, di persone impegnate, che queste persone non abbiano eh, nulla di sanitario in più rispetto appunto alla copertura che abbiamo tutti noi. No? Cioè che l'intervento per le eh, loro condizioni di non sufficienza sia delegato ad un altro settore. Le il decreto del 2016 sul gravissimi definisce persone gravissime, le persone in condizioni di coma, coma eh? in assistenza, stato vegetativo oppure stato di minima coscienza e con punteggio nella scala Glasgow e coma scale minore di 10, persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa, quindi persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala eccetera eccetera, persone con lesioni spinali eh, quindi praticamente tetraplegiche, persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologico o muscolare, slime, company, eccetera, eh, persone con deprivazione sensoriale complessa, persone con gravissimi stati di autismo, eccetera, eccetera, eccetera. Queste persone prese e dette la vostra misura è una misura di tipo assistenziale. Per gli over 80, per le cose eccetera. A me preoccupa poco il fatto che questa misura sia compressa in una fascia di popolazione. Mi preoccupa lo spostamento da un settore eh, ancora tutelato, se, se molto imperfetto, da migliorare eccetera, come quello sanitario, a un settore totalmente discrezionale e tra l'altro dal 2001 completamente di competenza regionale come quello assistenziale. Che noi continuiamo e chiudo veramente a parlare di una legge 328-2000 di riforma dell'assistenza eccetera eccetera ma il titolo quinto assegna alle regioni la competenza esclusiva sull'assistenza cioè le regioni oggi in assistenza possono fare quello che vogliono senza passare dallo Stato questa è la situazione nella quale boh, vengono spostati o minacciano di essere spostati eh, milioni di eh, nostri concittadini non sufficienti Grazie Andrea, è eh, abbastanza terrificante quello che ci hai raccontato. Eh, eh, do la parola a Gabriella, segretaria della Camera di Torino. Ma guardate, è stato detto molto. Questa sera vorrei innanzitutto ringraziare, ringraziarvi per l'invito a partecipare a questa discussione su un tema così importante. Che riguarda veramente una platea numerosa di donne e di uovi, uomini che eh, vivono comunque situazioni di gravità da una parte, ma soprattutto anche di fragilità. Andrea ha toccato dei punti che anche come CGL Nazionale, insomma, siamo usciti immediatamente dopo il decreto attuativo, ma anche dopo le dichiarazioni della Presidente Meloni, che proprio al suo intervento di, di fine anno aveva eh, dichiarato, insomma, di fare che questa, questa legge, questa normativa, questo decreto attuativo, comunque poteva dare delle risposte alle persone, ma soprattutto che lo Stato stava investendo risorse economiche per far fronte ai bisogni di questi cittadini e cittadine e ha ragione Andrea quando dice non è vero le risorse messe in campo non ci sono e guardate non ci sono anche per una volontà ben precisa perché io penso che tutti gli interventi legislativi in materia di riforma fiscale che questo governo mette in atto non vanno nella direzione di una, di una fiscalità giusta ed equa e che permette comunque di rendere esigibili i diritti universali delle persone perché lo diceva la compagna che mi ha preceduto nel momento in cui io ho un governo del quale emana una riforma fiscale dove diminuisce gli scaglioni e determina una tax, tax al 15% e in una sua dichiarazione appunto, dice che tra l'aumento delle tasse preferisce il taglio della spesa pubblica è ovvio che questo governo tenta di dare delle risposte a un certo tipo di blocco sociale, il proprio blocco sociale. Perché dico questo? Perché è evidente che se questo governo ha la maggioranza in Parlamento, il parla eh, non ha una maggioranza nella società, e allora, per forza deve come dire, costruire tutti i presupposti affinché garantire gli interessi di una, stessa, una certa fascia di, di, di popolazione, di blocco sociale, che sicuramente non è quello del, del, dei non autosufficienti. E ha ragione, e lo ribadisco anch'io come CGL, che proprio questo decreto attuativo non dà risposte. Adeguate ai non autosufficienti, ma anche qui si è scelto di dare delle risposte precise a una certa fascia, e lo diceva proprio Andrea, ottantenni, con un'ISE a 6.000 eh, euro e soprattutto non autosufficienti in una condizione gravissima. In più, questo decreto attuativo ha delle mancanze molto alte, perché non dice nulla rispetto al sistema della domiciliarità da una parte, ma anche quello della residenzialità. Ora, se io prendo tutti questi elementi e le calo, ad esempio, nella nostra regione, qual è la fotografia? Che viene realizzata. Allora la nostra regione, e io lo dico, non è solo la Liguria, il sud del nord, <ride> ma anche la nostra regione, purtroppo, è proprio anche per quanto riguarda il sistema sanitario. Guardate, che non è dalla pandemia che noi stiamo pagando un duro prezzo rispetto. Il diritto alle cure delle persone. Noi stiamo pagando da anni e lo abbiamo pagato anche nel periodo del piano di rientro. Ne abbiamo superato un piano di rientro. Ci sono state delle normative regionali che hanno determinato, comunque, un riordino della rete ospedaliera, che ha diminuito di fatto. I posti letto nei presidi ospedalieri, con l'idea di costruire una medicina territoriale che non è mai decollata, e lo vediamo anche nei fatti adesso. Che, malgrado le risorse del PNR, vediamo che questa medicina territoriale non, non decolla di fatto. Insomma, vengono, vengono come dire, eh, disegnate solo strutture e i presidi ma non si sa chi lavorerà dentro queste, queste strutture territoriali non abbiamo un'organizzazione non abbiamo figure professionali a livello nazionale abbiamo ancora delle norme che purtroppo limitano un vero intervento rispetto L'intervento eh, territoriale e abbiamo due elementi. Uno lo, diceva, lo dicevano, eh, non diceva chi mi è preceduto uno è il pareggio di bilancio, ma l'altro, ad esempio, il meno 1,4% del tetto di spesa per l'assunzione del personale. Questi due elementi hanno come dire, svuotato letteralmente e Proprio una contraddizione: mentre si diminuisce sempre di più la spesa del personale, aumenta invece la spesa degli acquisti di beni e servizi. Perché non è vincolato? Perché non è vincolato? E quando parlo della spesa di beni e servizi, parlo di personale, ma di personale terzializzato, lavoratori interinali, cooperative. Insomma, tutto un sistema privato che viene, tra virgolette, acquistato per poter comunque assicurare il diritto, eh, il diritto alla cura. Per cui questi sono elementi su cui noi dobbiamo fare dei ragionamenti. E questi elementi dobbiamo, come dire, anche proiettarli nel futuro. Se noi prendiamo la nostra città. L'osservatorio del Comune di Torino nel dicembre del 2023 ha disegnato la popolazione della nostra città. Nel nostro, com nel nostro comune, nel nostro comune, il rapporto tra anziani e giovani è di circa 2,5 per un giovane. Se noi questo dato lo proiettiamo nel futuro, Diminuiranno, come dire, i giovani, presenti, i giovani in questa città aumenteranno gli anziani, però aumenteranno degli anziani, tra virgolette, poveri, perché anche il sistema previdenziale cambierà negli anni: e il reddito da pensione avranno degli importi molto, molto bassi. Per cui ci troveremo una città da una parte anziana. Anzi, presenti grandi vecchi perché voglio, voglio dire l'età. Comunque, l'età media è sempre più alta, con sempre più bisogni di cura. E convengo con, con Andrea quando dice: bisogni di cura sanitari, dove aumenta di più la cronicità, la non autosufficienza, ovviamente, e quali allora? Interventi sono, quali interventi sono necessari per fare in modo proprio che di dare, di rendere esigibile il diritto alla salute dei cittadini e delle cittadine. Allora è evidente che è necessario che quando noi parliamo di una residenzialità deve essere proiettata una residenzialità del futuro che guarda il soggetto, guarda l'individuo e guarda soprattutto i bisogni. Ma noi abbiamo anche la necessità, come dire, di superare, perché nel momento in cui noi parliamo di compartecipazione e abbiamo, come dire, le percentuali di 50% rispetto all'intervento sanitario, rispetto invece alle quote, eh, quote dell'alberghiere, questi sono due elementi che non si scontrano tra di loro. Perché sono elementi che determinano comunque già una diminuzione dell'intervento sanitario e sempre più un aumento invece degli interventi socio socio assistenziali. Allora in una residenzialità del futuro, dove abbiamo una popolazione ad esempio che invecchia è evidente che bisogna fare dei ragionamenti totalmente diversi. Perché le RSA, ad esempio, del futuro, sono le RSA che hanno una necessità e veramente di avere una grande valenza di interventi sanitari, ma proprio per quello che dicevo all'inizio: perché l'età media aumenta, le patologie diventano sempre più, più gravi e c'è una necessità. Di interventi su sempre più sanitari. Dico questo perché proprio nella nostra regione e nella nostra città, nella nostra regione e nella nostra città, noi stiamo pagando comunque anni e anni di mancanza di politiche adeguate, dove si se è tentato comunque di fare degli interventi a tempone, ma non c'è un disegno ben definito rispetto a un intervento specifico sugli, sulla non autosufficienza. E quando parlo della non autosufficienza non parlo solo dei, degli anziani, perché la non autosufficienza può essere presente a tutte le età della vita, bambini, giovani e meno giovani. Questo decreto, ad esempio, questo decreto attuativo invece mi parla solo di anzia grandi anziani, grandi anziani, ma soprattutto grandi anziani poveri. E il disegno va nella direzione, come dire, del modello politico che questo governo vuole mettere, vuole mettere in atto. Se poi accanto a questo noi inseriamo anche la definizione della legge sull'autonomia differenziata, perché guardate questo è un tema molto importante ed è un tema che deve essere comunque portato tra, tra la gente perché questo tema dell'autonomia differenziata distruggerà ancora di più di questo paese, perché si costituiranno 20 patrie, possiamo dirla così, 20 patrie, con sistemi legislativi propri, patrie che entreranno in concorrenza tra di loro, nel sistema della sanità, nel sistema dell'istruzione, nel sistema anche delle politiche industriali. Attenzione, ci saranno competizioni, aumenteranno le diseguaglianze. E questo è un quadro specifico che porta comunque a quel modello che dicevo all'inizio. Del, del mio intervento, che quel modello, comunque, anche di rendere sempre di isolare sempre di più le persone, e quando le persone si isolano cresce anche la paura, e c'è un rischio, come dire, di non rendersi soggetto partecipativo all'interno di questo paese. Allora. C'è un problema di fondo che io vorrei, come dire, portare anche all'attenzione. Noi, in questa regione, stiamo mettendo in campo, come li abbiamo messi nei, nei mesi scorsi, proprio sulla questione della sanità. Noi, il 27 di maggio, abbiamo organizzato una manifestazione regionale una manifestazione regionale che ha permesso, ad esempio, alle categorie degli attivi, dei sindacati, di aprire un tavolo con questa regione e utilizzando un decreto Calabria che ha permesso comunque di sottoscrivere un accordo per un piano assunzionale di 2.000, eh, di 2000 unità. 1000 operatori del comparto, operatori sanitari del comparto, 500 dirigenti medici e poi 500 internalizzazioni. Perché noi pensiamo che deve si deve aprire la strada dell'internalizzazione dei servizi. Perché, se vogliamo, se vogliamo assicurare comunque. Che il diritto alla salute deve essere un diritto esigibile, però deve essere comunque un servizio sanitario pubblico. Abbiamo iniziato, come dire, questa grande battaglia. È una battaglia che stiamo anche affrontando a livello nazionale. Non a caso, abbiamo costituito anche la Via Maestra, che è, come dire, un luogo anche di partecipazione di diverse associazioni. E abbiamo avviato come dire, un percorso, non solo di, di rivendicazioni, ma di vere e proprie proposte e di piattaforme. Che purtroppo non abbiamo, perché il governo, come dire, voi sapete benissimo che governo, questo, questo governo è un governo che non ama il confronto e non riconosce comunque le parti sociali o meglio alcune, alcune parti sociali ma che c'è una necessità come dire di parlare con la gente e di costruire veramente una massa comune tra eh, le persone, non solo le persone ma anche come dire tutti eh, le, tutta la società civile che come dire condivide questo percorso ma condivide comunque le proposte che vanno verso la tutela e garanzia dei diritti universali e dei diritti sanciti dalla nostra Costituzione grazie grazie Gabriella eh, allora chiedo in sala se c'è qualcuno che vuole fare delle domande specifiche intanto leggo una domanda che. Sì, aspetta. Sì, faccio la domanda che è arrivata da, da, da online e poi ti do la parola. Eh, nel senso che eh, uno dei tanti collegati ha semplicemente chiesto eh, cosa possiamo fare come semplici cittadini per opporci a questa deriva. E, e in realtà, appunto, la, la rilancio sia ad Andrea che ci voleva poi dire eventualmente delle proposte specifiche per provare a resistere a questo progetto di destrutturazione e, 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 e la, la lancio anche alla compagna Semeraro, cioè come proviamo a dare gambe anche nel prossimo immediato futuro al percorso che abbiamo costruito a livello nazionale con la via maestra e a livello locale con la costruzione che hai ricordato della manifestazione del 27 maggio su, su, sulla okay. sanità, perché è diventa determinante dare gambe a una mobilitazione, io dico, anche nei luoghi di lavoro, nella contrattazione, nello spirito che diceva prima eh, Rossana, anche di opporsi a, a, a questo tentativo di far passare, eh, come dire, in, in, in quello che è stato fatto sulla previdenza, le seconde gambe privatistiche e, 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 e via discorrendo. Poi do la parola alla signora che voleva fare un, una domanda. Posso? Volevo chiedere, la vecchia procedura di opposizione, di opposizione alla, alle dimissioni è ancora valida, è ancora facsibile? Possiamo rispondere a queste due, eh, già, sì, sì. allora sì, eh, beh, comincio io, poi eh, se ci sono gli altri. Allora, sì, la lettera di oppo cioè, la, opposizione l'opposizione alle dimissioni vale. Eh, quindi diciamo che vale sempre la, eh, la norma per cui se io sono inserito nel servizio sanitario nazionale e ho esigenze eh, di cura anche di lunga durata. E mi vogliono mandare fuori, posso fare un'istanza per rimanere all'interno. Eh, come dicevo prima, le unità di valutazione, cioè quando purtroppo si transita dalle unità di valutazione geriatriche, eh, il, la valutazione delle unità di valutazione geriatriche spesso tiene fuori dal beneficio della convenzione, quindi dell'inserimento definitivo in un RSA. In quel caso, i casi che seguiamo noi eh, pagano la quota alberghiera come se fossero, eh, cioè se, se sono inseriti in uno, già in un RSA perché eh, ultimamente la Regione Piemonte attua, eh, ha, ha dato la possibilità anche agli ospedali di dimettere in RSA con la famigerata di GR10 in una delibera di due anni fa. Eh, quindi in quel caso cosa succede? Che la persona non sufficiente è in RSA. Dopo due mesi si interrompe il servizio sanitario e eh, la persona rimane così e l'UVG è negativa. Allora, quelli che seguiamo noi eh, gli diciamo di eh, pagare la quota alberghiera, quindi come se fossero in convenzione, e di eh, pretendere possibilmente anche insieme ai gestori, che però non sono molto di questo avviso, ma sarebbe una forza importante dall'azienda sanitaria che invece la quota sanitaria fosse mh, coperta, anche perché l'articolo 30 dei lea, eh, che è quello che disciplina le, le strutture residenziali, non dice ehm, eh, che questo percorso di cura, il percorso di cura in RSA è soggetto a una valutazione per vedere se hai diritto alla quota sanitaria, dice semplicemente il percorso in lungo assistenza residenziale, questo è il termine tecnico, percorso in lungo assistenza residenziale è pagato al 50% al servizio sanitario, punto fine. Quindi non è che dice ma questo 50% vediamo se, cioè non, non specifica, purtroppo il livello regionale, in questo caso in Piemonte con l'UvG, ma in tanti altri casi con altri sistemi, a, eh, diciamo, uh, mette delle, delle, dei paletti che non sono sanitari, sono di altro tipo, però cerchiamo, noi cerchiamo di aggerli così e i nostri casi funzionano, funzionano da, questo, da questo punto di vista così. Eh, come dicevo prima nel, nelle chiacchiere pre-intervento, pre effettivamente diventa sempre più difficile difendere eh, i casi perché... Eh, l, 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 la copertura del Servizio Sanitario Nazionale è sempre più eh, difficoltosa, è sempre più contestata, le UIG sono sempre più eh, dure cioè, dal punto di vista della concessione del, del diritto e quindi ovviamente si fa, si fa più fatica. Segnalo anche, comunque è valida, perciò la percorriamo e anzi cerchiamo di fare massa critica. Segnalo tra l'altro eh, come diciamo, assist per più che la reinternalizzazione, anche noi siamo in qualche modo favorevoli alla reinternalizzazione di alcuni servizi, però è anche necessario oggi come oggi eh, saper in, in, intavolare un discorso ampio anche con i gestori privati che comunque sono parte del sistema e hanno anche interessi che molto spesso sono, eh, sono complementari a quelli degli utenti, anche perché su Torino abbiamo una cinquantina di RSA, di cui a mia conoscenza di pubbliche nel senso ancora la gestione ASL ce ne sono due. Quindi come dire, non è che cioè, con gli altri 48 bisogna pur parlare se vogliamo, no, se vogliamo ottenere qualcosa. Eh, no, però segnalo che in quella GR, la DGR 10, eh, che noi abbiamo impugnato al Tar, la giunta Cirio, e questa sì è una responsabilità grave della giunta di destra di questa regione, ha fissato il tetto delle risorse per le quote sanitarie. Cioè ha detto... Noi nei prossimi anni, per le quote sanitarie, mettiamo quanto abbiamo messo nel 2019, tutto. cioè non ne mettiamo di più. Questo nel panorama che vi ho detto prima significa che, siccome queste, questa, questa quota, che sono 260 milioni di euro all'anno, siccome questa quota garantisce la quota a quei 14.000 di cui vi ho detto prima, cioè è la metà della retta per 14.000 persone per tutto l'anno, ma noi di posti fisici in RSA ne abbiamo già 30.000, quindi vuol dire che ci sono già altri 15.000 che se la pagano di per sé. Eh? Se io non aumento la, quella quota, questi 15.000 continueranno a pagarsela e tutte le nuove RSA che costruisco, tutti i nuovi posti che, che, che aumento, non sono posti per il servizio sanitario, cioè copribili dal servizio sanitario, perché se non mi aumenti quella quota, tu continuerai a fare posti che andranno all'utenza privata. Questo in generale non è che apro un RSA e saranno tutti privati, ma diciamo nel computo delle rette, le rette sono sempre le stesse. Sono sempre 14.000 persone per un anno. Basta, fine. Se io non aumento quella, quella, quella risorsa, io non copro più posti e questo è molto grave. Per darvi un'idea di quanto poco incide sul bilancio regionale questa questione qui, per cui non è un problema di soldi, questo veramente bisogna scolpircelo in testa, ma noi come cittadini, che non è un problema di soldi, è un problema di testa, di cultura. Eh, I 14.000 non autosufficienti per un anno nelle quote sanitarie incidono sul bilancio sanitario della regione per meno del 3%. Meno del 3%. quindi se facciamo le leggi, diciamo che la l'autosufficienza è il grande problema di questo secolo, che tutti siamo destinati all'autosufficienza, che ci sono più anziani che probabilmente potranno diventare autosufficienti, e io destino il 3%, e qualcosa non funziona, perché dovrei incominciare a destinare ben di più del 3%. Noi abbiamo fatto una proposta di, eh, di raddoppiare, cioè di coprire almeno eh, i posti che, eh, che ci sono, con la quota sanitaria. Non è che chiediamo nuove cose. La quota sanitaria, riconoscere la quota sanitaria, cioè tornare ad essere una regione come in alcuni ambiti, per esempio, che a Torino era stata, senza liste d'attesa sul socio sanitario. Che è una cosa che si può fare perché riorientare il 3% della stessa sanitaria è una cosa che in, un, in una legislatura, cioè in 5 anni, si può fare perché si può andare a battere i pugni a Roma, perché si, può si, si possono. Eh, fare delle, delle politiche migliori eccetera eccetera si può fare non viene fatto perché eh, non, non è nell'interesse di questa amministrazione farlo nell'idea di, que, di questa come della precedente attenzione io non è che eh, di questa come della precedente farlo quindi questo è un po' il tema però gli strumenti ci sono e con questo salto velocemente alla, alla, quest alla questione di che cosa si può fare io dico quello che, 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 che facciamo noi e eh, che abbiamo che porteremo avanti noi e quindi eh, lo porteremo avanti con quelli che ci saranno, cercando come sempre di tessere di, di alleanze. Eh, su, dico le cose sul, sul, sul decreto, cioè sulla legge 33, perché poi sul resto ci sarebbe molto da dire, però sulla legge 33 due cose fondamentali. Allora, una è eh, intervenire con un documento tecnico che stiamo scrivendo, ma che ovviamente nel momento in cui rendiamo pubblico sarebbe utile che, che fosse sottoscritto, che fosse anche da, da, da semplici cittadini, eh, un documento tecnico per eh, modificare, cioè aumentare, diciamo, la copertura dell'articolo 22 dei LEA, che de detta così è una cosa tecnica, ma l'articolo 22 dei LEA è quello sulle cure domiciliari, che al momento prevede praticamente solo l'ADI, cioè l'assistenza domiciliare integrata, che sono dei passaggi spot no? e, e comunque professionali. Allora c'è bisogno di integrarlo, così come era stato già fatto in Regione Piemonte, perché la Regione Piemonte su questo aveva delle eccellenze che non sono ancora state superate, anzi purtroppo sono state castigate, aggiungere dentro il servizio sanitario e quindi... Non facendo una cosa dove vado in assistenza per cui ho l'ISE, c'ho una fascia di età, ho tutti i X crismi per cui l'applicazione si restringe, ma nel servizio sanitario, quindi per tutti, aggiungere una parte di assegno di cura, contributo, chiamiamolo come vogliamo, budget, troviamo la parola che vogliamo, ma che copra le esigenze, le, diciamo i bisogni di eh, assistenza tutelare alla persona e di aiuto infermieristico, quelli che nei vecchi lea erano queste prestazioni, che sono le prestazioni continuative primate, non autosufficienti. Okay? E insieme a questo chiedere che questa parte qui nei livelli essenziali eh, sia ben specificato che può essere in continuum con quella residenziale, perché uno dei grossi problemi è che eh, la, la domiciliarità e la residenzialità proseguono su due binari separati, che non è così nella vita delle persone. Perché magari si incomincia con la domiciliarità e poi si incomincerebbe con la domiciliarità e poi si avrebbe eh, il, il, la residenzialità, oppure anche a, a volte può capitare, magari più raramente, ma anche il contrario. Io ho bisogno magari di fare un percorso riabilitativo e poi di lunga assistenza in una struttura, ma se recupero e se magari il contesto familiare me lo permette, con un sostegno potrei anche rientrare a domicilio. Eh, quindi questa è la prima cosa sul domicilio in particolare, la seconda. Sempre a livello, a livello tecnico, e eh, scrivere, eh, e questo mh, ci proveremo, nel senso ci proveremo, ma c'è bisogno un po' di, di tutti, quindi del, delle, parti, delle parti sociali, soprattutto per quanto riguarda eh, i lavoratori, dei clinici e via dicendo. Bisogna scrivere, bisogna arrivare a, a scrivere una eh, nuova formulazione, una nuova articolazione delle strutture residenziali. Cioè bisogna dire eh, la struttura che può rispondere ai bisogni di queste persone deve essere costruita così. E devo dire che in questo, in questo decreto una parte che devo dire mi convince, anche se poi bisogna vedere come è articolata, è quella del centro multiservizi. Cioè se una struttura sanitaria residenziale che ricovera malattie non autosufficienti fa anche, al, anche prestazioni di eh, altro, altro genere... Io eh, di altro genere a livello sanitario voglio dire, io non lo trovo per nulla eh, sbagliato, cioè io, sono sempre, io sono, rimango spesso allibito eh, di, questa, di questa questione che ha provocato per esempio un'impennata all'inizio dei contagi Covid, ma perché è un malato non autosufficiente se sbatte contro una porta e, e si ha male a un polso, probabilmente fratturato questo polso, non c'è la possibilità all'interno di dotare queste strutture? di una parte dove per questi piccoli ehm, eh, esami diagnostici si fa una lastra e si ha l'esito. Cioè, noi abbiamo centinaia di ambulanze che tutti i giorni vanno negli ospedali per far fare a queste persone che sono malati non autosufficienti, quindi sono persone, cioè sono persone che hanno una, una patologia, che hanno un qualcosa, per far fare esami, eh, questioni di gravità, eccetera. Allora, se aumentiamo leggermente la eh, dotazione sanitaria. Eh, questa cosa può essere ovviata. Noi vediamo, per esempio, che nelle strutture in cui c'è una presenza dei medici di medicina generale più coordinata dai direttori sanitari o magari di presenza diretta dei medici di medicina generale perché hanno gli studi lì, queste cose succedono meno perché comunque c'è almeno una parte di vigilanza attiva. Che serve ad evitare delle situazioni in cui è chiaro che poi io intervengo eh, sul, sull'urgenza e intervengo da una, da, una, da una situazione in cui cosa succede? Che normalmente di notte, quando il, il, la presenza è minore, l'OS si spaventa di quello che succede, chiama e via in ambulanza. Sì, viene in ambulanza perché, perché si è ignorato il fabbisogno sanitario di quella persona per una settimana, magari. Allora, se si interviene prima, forse può essere, eh, può essere utile. Quindi alla persona che ha, che ha chiesto consiglierei di seguire Fondazione Promozione Sociale e eh, noi pubblichiamo continuamente i nostri aggiornamenti sia sul sito e quant'altro di quello che, che facciamo e eh, confidando di avere il sostegno di molti. Allora rispetto alla procedura delle dimissioni ovviamente ne ha, la, ne ha già parlato Andrea per cui è risolto. Vado alla seconda domanda. Eh, come proviamo a dare gambe? Io credo che noi abbiamo due livelli, uno che è livello nazionale, e uno che è livello più specifico regionale, perché cosa anche possiamo fare noi nella nostra regione. Sul livello nazionale, ovviamente, la CGL ormai sta mettendo in campo, insomma, da tempo un percorso che sta vedendo comunque la costruzione anche. Eh, di una un grande partecipazione all'interno di questa cosiddetta via maestra, che dicevo appunto prima, che vede comunque la presenza di diverse associazioni che stanno dando gambe, come dire, a un. Processo anche di costruzione di un, come dire, di un gruppo che sta, come dire, condividendo un percorso di, da una parte, come dire, di rivendicazioni, ma soprattutto dall'altra, comunque, gli obiettivi comuni che vanno alla salvaguardia nella garanzia della Costituzione. Noi in questo periodo abbiamo fatto diverse, costruito e organizzato a livello nazionale diverse iniziative. Ne cito una, ad esempio, la manifestazione nazionale del 7 di ottobre a Roma. Ma non solo, insomma, quella della sanità che abbiamo fatto sempre a luglio dello scorso anno per mettere al centro il diritto alla cura e un sistema sanitario giusto e equo e solidaristico poi abbiamo le nostre azioni ovviamente sindacali per quelle azioni del sindacato che vanno comunque della direzione di utilizzare comunque tutti gli strumenti democratici per far fronte per far fronte alla dura situazione che noi, che noi stiamo vivendo. Poi c'è un tema che invece è essenzialmente regionale e locale. Allora io condivido quello che diceva Andrea, sono fortemente convinta che la pandemia non è servita a cambiare le cose. Tutti dicevano cambierà il tutto, è cambiato tutto in peggio, devo dire. <ride> Perché in realtà non è che ci ha dato, come dire, la spinta per riprendere, eh, per rivedere, rivisitare, riformulare alcune, alcune politiche, alcune leggi anche regionali. E sulla residenzialità, ovviamente, noi c'è una necessità di una modificatura di GR 45. Eh? perché la DGR 45 è superata, non risponde più ai bisogni delle persone che sono inserite e nemmeno le persone che verranno inserite nel futuro, perché come dicevo prima i bisogni sono completamente diversi. C'è una richiesta, ad esempio, di bisogni sanitari molto più alti, perché ha ragione Andrea quando dice bisogna lavorare sui due sistemi, sistemi... Uh, di domiciliarità il sistema di residenzialità che non possono, possono più comunque camminare in strade parallele, ma devono anche, come dire, integrarsi. E, ed è importante, ad esempio, costruire modelli che, ad esempio, aprono anche le stesse RSA che l'RSA magari si apra al territorio io ho un po' però difficoltà scusami a immaginare una RSA anche con dire, una valenza sanitaria la metterei specialistica perché c'è una preoccupazione e la preoccupazione è quella di rendere magari di spostare all'interno dell'RSA che oggi sono gestite in gran parte da grandi gruppi stranieri oppure da un privato, un privato sociale. Tutto, come dire, o tut dei pezzi comunque di sanità vera e propria. È una scelta molto importante perché significa anche, come dire, anche a livelli di contratti nazionali e campi di applicazione sono completamente diversi e bisogna fare, come dire, anche attenzione su questi temi qui. Sicuramente c'è da tener conto quello che, di che diceva Andrea, a volte, insomma, utilizzare anche le strumentazioni per rispondere agli esami eh, diagnostici, e allora provare a capire come affrontarlo questo problema, però, in un sistema come dire di, di, sanità, di sanità pubblica e che mette insieme comunque anche tutta una serie di elementi che partono, ad esempio, anche dal, dall'esigibilità specifici contratti, contratti nazionali perché la difficoltà è proprio questo toccare campi di, di, cioè inserire campi di applicazione che oggi, no, che oggi appunto non, non esistono e non ci sono ma sicuramente una revisione della DGR DR 45 è necessaria e non più prorogabile perché le residenzialità oggi come sono strutturate non danno più risposte né tantomeno agli ospiti che sono inseriti, alle persone che sono inseriti, ma soprattutto al lavoro eh, quotidiano degli operatori e delle operatrici che lavorano, che lavorano al loro interno. Grazie Gabriella. C'era un intervento da remoto, ma Aurelio, Giosino. Potete intervenire, darei la parola a. Allora, dico, a se mi sentite, dico due. No, Aurelio, vai. Aurelio. Ma due piccole cose, ma uno volevo riprendere il. Aurelio, un attimo solo perché non è amplificato, porti pazienza. Arrivo subito, eh, giusto per farla sentire a tutti. E dovrebbe esserci... Ah, da sì. Può parlare adesso? Vado, ah, no. No, no? aspetti, porti pazienza, ho bisogno di... di un attimo solo per darle la parola sì, sì. in modo... Sì. Ma aggiornato. si sente bene? E lui sì, ma non è... E in sala no. Sentono quelli che sono collegati da remoto, ma non, non quelli in sala. parlare grazie sì grazie a voi ma volevo riprendere un'affermazione molto giusta che ha fatto eh, ciattaglia il direttore di prospettiva assistenziale prima e cioè che come coordinamento ha detto noi non ci, non ci stiamo a chi eh, rispetta chi afferma che la legge 33 va bene ma non va bene il decreto attuativo, no? nel senso che giustamente il decreto attuativo è figlio della legge, non è che sia una cosa così. Certo, non, non si poteva, diciamo che poteva essere fatto più o meno bene, però ci sta dentro assolutamente. Ora, eh, la legge 33, eh, è stata, ha avuto un'approvazione. Eh, esplicita da parte della CGL e dello SPI sia prima con il governo Draghi ma anche dopo pensate che lo SPI in un comunicato nazionale eh, di, del mese scorso un comunicato in cui diceva non sono ancora usciti i decreti attuativi eccetera eh, diceva che la scriveva che la legge 33 è stata approvata all'unanimità dal Parlamento. Ora, è una falsità, nel senso che sì, non ha avuto voti contrari, ma siccome evidentemente non erano più al governo, le eh, gran parte delle opposizioni parlamentari si sono astenute eh, sulla legge. Avevano presentato anche degli emendamenti che non sono stati. Approvati e quindi, come dire, non essendo più al governo, si sono astenuti. Quindi, copre addirittura questa cosa qua: lo spirito. E eh, Chattaglia, prima l'ha detto, diciamo molto diplomaticamente, forse perché è nella sede magari, però voglio dire, giustamente ha detto che nel patto per il welfare, in cui ci sono quello citato prima da Rossana Luigi nella. Nella relazione che ha fatto eh, ci sono circa 60 associazioni, le più diverse, di cui alcune è comprensibile perché ci siano, cioè i padroni sostanzialmente, no? cioè che siano sia eh, le, gli istituti finanziari assicurativi, oppure le eh, associazioni padronali delle case di cura private. Tra cui ARIS, che è quella degli istituti religiosi, che non fa un contratto nazionale di lavoro con la CGL dal 2008, per capirci, e utilizza i contratti pirata spesso. Ma eh, quest, in questo patto, giustamente, lui diceva non si capisce perché altri ci, ci, ci siano, e gli altri era l'organizzazione dei pensionati di CGL Will, anche perché e questo l'abbiamo denunciato anche al congresso nazionale dello spia verona come area alternativa in cgl perché addirittura in questo eh, in questo patto vengono viene individuato appunto come diceva rossana luigi una ipotesi di terzo pilastro per finanziare diciamo eh, quindi attraverso eh, I contributi dei lavoratori e delle aziende, evidentemente, ma insomma, è, è costo del lavoro, quindi pagato dai lavoratori e dalle lavoratrici. Il, eh, la, il sistema della non autosufficienza, no? il proprio futuro quando si sarà vecchi e non autosufficienti. Eh, è aberrante, davvero, anche perché da un lato si fa questo, dall'altro. Spesso, giustamente qua e là, insomma, più o meno, lo SPI critica le categorie degli attivi che nella CGL fanno il sistema di previdenza, integrativa, previdenza e assistenza eh, sanitaria integrativa, no? che ci sono ormai in tutti, ormai i contratti nazionali di lavoro nelle categorie. Ora, è davvero quindi una cosa che da un lato si dice una cosa. Per gli attivi, dall'altro si fa in proprio addirittura una sorta di previdenza di pilastro ulteriore di previdenza integrativa. Allora, io credo che si tratta di eh, capirsi per bene e chiarire queste cose in termini, voglio dire, eh, annullando queste cose e eh, le possibilità di azione sono quelle, io credo. Messe in campo, per esempio, a Torino, no? è stato citato la grande manifestazione di maggio a Torino, tra l'altro senza la Cisele e la WILL, ma c'erano, dicono le cronache, 10.000 persone, con tutte le categorie: anche degli attivi, delle, 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 dalla, da tutto il Piemonte, oltre che pensionati, e tante associazioni. Tutti sindacati medici, tante associazioni del territorio no? rispetto. Al sistema assistenziale e sanitario, credo che sia la via, ovviamente questa in sede di vertenzialità locale, ma dentro poi un sistema di vertenza nazionale, e in questo senso mi pare che in questi ultimi giorni, forse la CGL chiudo sia un po' più svegliata, però anche il 16, gennaio, il 16 di gennaio quando ci sono state indette dal tavolo nazionale no, autonomia differenziata in tante, in 30 città d'Italia, mi pare, le eh, manifestazioni con, perché era il giorno in cui andava in Senato no, la, la proposta di legge Calderoli in aula, però la CGL ha avuto una presenza a macchia di leopardo. Insomma, il problema è che bisogna tanto più se si pensasse. A un referendum sull'autonomia differenziata, anche se tecnicamente pare che non sia semplice. Ma in ogni caso, il problema è se o si crea mobilitazione nel paese. Su questo spiegando che non c'è solo il sud che ci rimette, ma anche lavoratori, lavoratrici, pensionati del nord perché significa più privatizzazioni, oltre che la Liguria, anche un po' il Piemonte, sono il sud del nord come si diceva eh, se no altrimenti eh, non è che si possono perseguire delle strade di questo genere istituzionali senza la necessaria mobilitazione profonda a livello sociale a partire dai posti di lavoro ovviamente non solo quelli del pubblico impiego della sanità delle case di cura eccetera ma in tutti i posti di lavoro grazie ma io non so se necessita un secondo il terzo giro <ride> o, o quant'altro eh, sì eh, magari, Dio, magari può, velocemente parlare. ma proprio per dare ancora due informazioni proprio perché si è parlato di autonomia differenziata e quale azione la CGL sta mettendo in campo io vorrei ricordare comunque che dalla primavera dell'anno scorso la FLC, che è la categoria dell'istruzione della, della CGL, ha organizzato un'iniziativa che prevede comunque l'utilizzo di un camper che in diverse tappe sta percorrendo tutto, tutta l'Italia. La scorsa settimana è stata proprio qui a Torino, c'è stata la tappa qui a Torino. C'è stata una grande iniziativa al mattino, che ha visto la presenza di lavoratori e lavoratrici, di associazioni, la presenza insomma di, eh, di giuristi, ma anche delle strutture nazionali, del segretario nazionale della CGL, della FLC-CGL, proprio per discutere sull'autonomia differenziata È il pomeriggio un presidio davanti Piazza Carignano, davanti il primo Parlamento italiano. Perché noi crediamo che il primo tema da prendere in considerazione è quello di come entriamo in contatto con i cittadini e le cittadine per spiegare che cos'è l'autonomia differenziata. Da qui è evidente chi ha posto la domanda, parlava... Eh, di referendum, ovviamente, dove è possibile, noi siamo un sindacato e, e utilizziamo, come dire, tutti gli strumenti propri nostri che vanno dalla contrattazione, ma ovviamente anche tutti gli strumenti, gli strumenti democratici che la nostra legislazione ci dà, ci dà a disposizione. È evidente che il lavoro deve partire dal basso. Eh. Perché quando si parla di autonomia differenziata, che è un tema ostico per i cittadini e le cittadine, ma noi abbiamo una grande responsabilità, è quello anche di portare, di portare le informazioni. Per cui sul tema, volevo, scusatemi se ho preso il microfono, ma proprio sul tema dell'autonomia differenziata è un'iniziativa che stiamo portando avanti a livello nazionale, anzi abbiamo, abbiamo bisogno di più realtà per essere anche più capillari nei, nei territori. Rispetto poi alle questioni della sanità, noi stiamo anche avendo un percorso di mettere in contatto lavoratori della sanità con lavoratori di altri, di altri settori. Ad esempio, proprio la prossima settimana io sarò all'interno di una fabbrica a parlare di sanità, proprio per spiegare spiegare a quei lavoratori che cosa sta succedendo comunque sia nella nostra città nella nostra regione ma con anche le misure messe in campo da questo governo perché l'informazione oggi l'informazione che giornali televisivi è un'informazione ormai falsata e, e dobbiamo avere anche la capacità come dire di di parlare alle persone, noi che siamo sindacato parla, parliamo soprattutto in prima battuta con chi rappresentiamo, ma questo non basta, dobbiamo parlare anche con i cittadini e le cittadine. Grazie. Ma c'è una. Posso con... intervenire? Sì, Paola sei tu? Sì. No, Paola. sono Laura. No, Paola, so... Paola sono io. Nel senso che ci sono ancora pochi minuti. Io darei giusto fare, fare due osservazioni a da remoto e poi darò la parola a Rossana per chiudere. Io faccio un'osservazione veloce. Condivido molto le, 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 quello che ha detto il rappresentante di Fondazione Promozione Sociale che la, la parte sanitaria è importante. Anche il fatto di avere un piccolo presidio medico nel RSA perché effettivamente per esperienza vedo che per, per cose piccolissime gli anziani vengono spediti in pronto soccorso. E secondo me si potrebbe integrare con un servizio al cittadino territorialmente, cioè non far servizio solo per magari la RSA, ma anche un piccolo servizio per scaricare anche il pronto soccorso, far servizio anche ai cittadini normali per integrare le due cose. Tutto qua, buonasera, grazie. Adesso Laura ha chiesto di intervenire. Sì, eh, grazie, buonasera, sono Laura Valsecchi di Medicina Democratica. Eh, volevo solamente aggiungere due cose eh, ringraziando per la serata e ringraziando per gli interventi. Eh, Andrea ha già richiamato il coordinamento nazionale in difesa dei diritti di. Della delle cure sanitarie per le persone anziane malate non autosufficienti che, che è nato eh, nel periodo della pandemia e che sta eh, lavorando eh, insieme, appunto, alla Fondazione Promozione Sociale, che è all'interno del coordinamento, insieme a tante altre associazioni e comitati, proprio in difesa de, delle cure sanitarie territoriali e nella rivisitazione di quelle che sono le strutture. Residenziali. Ci tenevo a rimarcare questa cosa perché noi, come coordinamento, siamo presenti su tutto il territorio nazionale, abbiamo diversi comitati di, di familiari, associazioni, eh, sindacati, lo SPI, eh, rappresentanti più che sindacati e rappresentanze sindacali di base che partecipano e che con noi hanno messo insieme dei documenti che riguardano appunto da una parte la ricostruzione di, 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 di reali cure sanitarie per le persone anziane malate non autosufficienti, che cure sanitarie che non ci sono, che, che non ci sono assolutamente, e, e dall'altra anche una riorganizzazione del personale che anche questo, come già stato detto, non c'è, un, una riduzione continua, c'è un tetto di spesa e c'è anche un personale che viene assunto eh, da, da cooperative e che eh, no, utilizza contratti e misure di, 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 di lavoro che, che non sono assolutamente condivisibili e, e non sono rispettose dei, dei diritti anche proprio dei lavoratori e dei cittadini. Ecco, per cui abbiamo formulato documenti di abbiamo fatto presidi e stiamo continuando eh, eravamo impegnati appunto a creare una condizione eh, di, di ricostruzione di un servizio sanitario nel, nel rispetto della vecchia 833 e, e naturalmente è arrivata la legge delega eh, per la quale adesso siamo impegnati eh, in questa battaglia di, di, di difesa, di contrasto, di controinformazione, perché naturalmente quello che è passato da parte di, di, di tutti quanti, eh, anche da, da parte eh, delle associazioni, anche da parte dei sindacati, è, è, è stato proprio che questa legge era una eh, riforma epocale che si aspettava da tanto tempo, ma così come si è visto non è sia nei contenuti eh, che erano all'interno della legge delega e adesso anche in questo Decreto attuativo. Per chiudere, perché non voglio rubare tempo, eh, il coordinamento eh, ha organizzato diversi eventi nazionali: uno alla Camera dei Deputati lo scorso 17 maggio, uno in Regione Lombardia lo scorso 17 novembre, uno a Perugia e il prossimo sarà il 25 marzo a Verona, no? dove continueremo appunto la nostra controinformazione su questa legge sulla non autosufficienza, la battaglia contro questo decreto e contro i prossimi decreti e eh, la battaglia per costruire effettivamente un modello di cura sanitaria rispettosa dei bisogni delle persone anziane, malate, croniche, non autosufficienti. Grazie e scusatevi. Grazie a te Laura. Eh, do la parola per l'ultimo intervento, altrimenti poi andiamo troppo oltre a... Certo. Allora, due cose. Cambio di prospettiva. Beh, intanto cioè, mi scuso un po' perché sono andata velocissima prima. Cioè, ho cercato di imitare i DJ perché avevo tante cose da dire e il tempo era poco. E infatti, non sono riuscita neanche a dirle tutte. Comunque, a me pare. Cioè, è evidente che quando si parla di servizio sanitario nazionale bisogna anche forse avere uno sguardo d'insieme, perché se noi continuiamo a parlare di pezzi di servizio sanitario nazionale, ma senza avere quella che è una prospettiva complessiva, diventa poi difficile veramente riuscire a rendere... Tutto realmente efficace, funzionante che risponde ai bisogni di salute di tutta la popolazione. Perché i bisogni di salute ce l'hanno i bambini, eh, ce l'abbiamo poi per tutta la vita, ce l'abbiamo da anziani. Quindi bisogna anche chiedersi in che modo si diventano autosufficienti e soprattutto chi so diventa più spesso autosufficiente rispetto ad altri perché la salute non è un fatto isolato. Intanto c'è la prevenzione, c'è la tua capacità di reddito e di spesa, perché meno soldi hai e meno tu riesci a mantenerti in salute. Poi c'è come è organizzato il servizio sanitario nazionale e quindi la medicina territoriale, la capacità di fare prevenzione, la capacità di avere anche dei punti di prossimità accessibili e non estremamente faraginosi. Poi cosa c'è? Eh, cioè, legato al reddito ci sono tante cose, eh? c'è dove vivi, eh? come vivi, c'è il tuo luogo di lavoro, oltre che il tuo ambiente di vita. E il luogo di lavoro non è lo stesso per tutti e non essendo lo stesso per tutti ci sono categorie che eh, fanno lavori che a 50 anni incominciano ad avere dei problemi, a volte anche prima, allora questi sono anche più candidati a diventare cronici e ad avere tutta una serie di problemi. Nello stesso tempo, bisogna creare le condizioni perché tutti, in qualche modo, si possa dir avere diritto a una vita sana, ad essere curati nel modo migliore ed avere anche garantito poi un servizio adeguato quando si è anziani. Allora, per fare questo non lo si può fare a pezzi, bisogna avere una visione d'insieme. E nel momento in cui è partita una legge sull'onda della pandemia che dice, istituiamo le case di comunità, istituiamo gli, studi gli ospedali di comunità, istituiamo la medicina territoriale, alcune cose già previste dal 2007, eh, perché si chiamavano case della salute, però le finalità... Di quella legge del 2007 erano più o meno le stesse della casa di comunità di adesso. Quindi, quanti anni sono passati? Ci sono regioni che non ne hanno messo in piedi una, altre un po' di più. Però, tutto questo a tutto questo non si dà mai gambe, perché se tu non dai le risorse, perché se tu non dai il personale. È chiaro che poi alla fine non riesce a funzionare nulla ed è una rincorsa continua a chiedere piccoli aggiustamenti. Allora forse dobbiamo riappropriarci veramente di quel concetto di diritto che piano piano abbiamo perso di vista e dobbiamo farlo partendo da tutte le situazioni, dai luoghi di lavoro. Dai luoghi sociali e creare veramente un movimento di popolo come è stato nel mille, negli anni 70. Ma in questo movimento di popolo, se non ci sono i lavoratori, difficilmente poi si riescono a ottenere delle cose. E quindi il problema è come rimettere in moto un movimento che metta insieme la società civile. I lavoratori e che costruisca anche un elemento di pressione nei confronti dei partiti politici perché è vero che oramai non è, non cioè, sono tutti allineati eh, sulla stessa in continuità politica. Bene o male, poi eh, siamo arrivati al punto che adesso si sta chiudendo un ciclo e quindi l'autonomia differenziata diventa il primo elemento fondamentale da respingere insieme al premierato. Per, per evitare la catastrofe e su questo bisogna assolutamente ecco creare mobilitazione grazie ringrazio tutte e tutti e penso che questa serata comunque sia stata utile dovremmo continuare a lavorare su questi temi e anche su altri come è stato fatto adesso e mi auguro che riusciremo a creare le condizioni perché la prossima volta ci troviamo magari a parlare di qualche Successo, grazie. <ride> grazie, grazie a tutti. Buonasera.